La cucina lineare viene vista come un ripiego per chi non ha abbastanza spazio da concedersi una cucina con isola, con penisola o comunque dalla pianta più larga. Tuttavia, da oggi, chi vuole regalarsi una cucina lineare all'avanguardia e con tante soluzioni innovative può farlo grazie a Delle Kitchen. Vieni a scoprirla in questo video. L'accostamento cromatico di questa cucina si sta rivelando estremamente vincente. Grigio minerale laccato lucido per la parte inferiore, anche lo zoccolo, la fascia di chiusura è intinta con l'anta. Questo piano di lavoro in essenza rovere tasso dai toni molto caldi e vivi e i pensili in questo laccato bianco alpino lucido, un bianco molto freddo e puro. La maniglia è in alluminio satinata ed è applicata sopra all'anta in modo tale che la protegge anche. Ti svelo nel dettaglio questa cucina partendo dal primo elemento che la compone. È una cucina lineare, quindi i piani di lavoro, nonostante la sua lunghezza che non è piccola, perché se consideriamo soltanto la parte del piano di lavoro siamo intorno ai 3 metri di lunghezza, più le colonne che invece prendono altri 124 cm di larghezza. Tuttavia abbiamo sempre bisogno di un po' di piano di lavoro aggiuntivo, per questo abbiamo il cassetto con il tavolo a scomparsa. Basta semplicemente tirarlo e invece di avere il classico cassettino abbiamo un vero e proprio piano tavolo estendibile all'occorrenza per poterci lavorare. Si apre e si richiude con estrema facilità. La parte inferiore invece è assolutamente sfruttabile e possiamo utilizzarla come stivaggio. Poi abbiamo la zona cottura con il piano cottura 5 fuochi da 75 cm e il cassetto attrezzato con il portaposate. Dispenser per i nostri rotoli di carta forno, carta argentata, così abbiamo sempre tutto pronto all'uso. Il cassettone inferiore invece è corredato di questo particolare accessorio che è un fondo in legno di frassino naturale con i nostri piolini che possiamo svitare e avvitare in modo da poter andare a conformare la zona di stivaggio in base alle nostre esigenze. Quindi possiamo fare una zona per i coperchi, la zona invece per il pentolame o per i piatti come in questo caso. Questo ci permette di avere sempre uno spazio ben delimitato, così una volta che tolgo quello che vado a prendermi, poi dopo so sempre dove rimetterlo e anche in fase di apertura e di chiusura tutto questo rimane ben fermo. Ci spostiamo verso la zona lavaggio con un ampio lavandino, due vasche, delle quali una in misura extra large, con sgocciolatoio. Questo materiale si chiama Crystal Dur ed è un materiale estremamente compatto, non assorbe, non si graffia e resiste tantissimo agli urti. È facile da tenere pulito senza usare prodotti troppo aggressivi. Il miscelatore è corredato di questo particolare joystick per regolare la temperatura e miscelare l'acqua. Le pilette sono particolari perché sono dotate del salterello per stappare e chiudere invece la piletta. Sotto il lavello si nascondono degli accessori molto comodi, anche un classico sotto lavello con le due porticine può essere accessoriato nelle cucine Delle Kitchen, con la zona per tutti i prodotti per la pulizia, spugnette, straccetti, ben ordinate, tutto in alluminio, inattaccabile dalla ruggine, e la zona delle pattumiere, con due ampi cesti. Oltre uno spazio che rimane libero per tutto quello che ti occorre per gli accessori per la pulizia. Tutte le ante sono ammortizzate in chiusura e l'ammortizzatore interviene già quando l'anta si trova a 35 gradi di apertura. Zona della lavastoviglie a corredare questa parte delle basi e qui un altro piccolo piano d'appoggio. Ti faccio notare una particolarità delle nostre cucine, le prese a scomparsa con due prese bipasso e la presa USB qua sotto. Visto questo, ci spostiamo sulla zona dei pensili. Ti faccio vedere come anche un semplice pensile da 60 cm può essere accessoriato in una cucina Delle Kitchen con
la rastrelliera porta spezie e questi dosatori molto comodi, perché questi sono dosatori già porzionati da mezzo litro che ti possono veramente rendere la vita più facile in cucina. Lo scolapiatti con apertura a vela basculante. Questo mobile possiamo aprirlo in due maniere: nella versione manuale, come ho fatto prima, oppure aiutandosi con il sistema servo drive, che meccanicamente apre l'anta. È molto importante, come in questo caso, che ho le mani impegnate oppure magari le mani bagnate o sporche, non voglio andare a toccare l'anta con le mani. Posso aprire e chiudere semplicemente con un touch. Ti faccio vedere, visto che ci siamo, anche una particolarità delle nostre cucine Le Kitchen: la cura per i particolari. Tutte le cucine di alta gamma hanno questi sistemi servo drive, ma se analizzi anche le altre cucine ti renderai conto che nessuna è dotata della barra stabilizzatrice. Questa è di fondamentale importanza, perché a lungo andare l'anta basculante, con il suo peso, tende a perdere il registro, quindi l'anta si sfalsa rispetto alle altre, quindi chiudendosi può toccare, strusciare ed essere estremamente fastidiosa, fino a comprometterne addirittura l'utilizzo. Con la barra stabilizzatrice questa eventualità è completamente rimossa. Un'altra anta da 90 cm basculante questa volta nasconde tutto il sistema aspirante della cappa, ma questo ci consente comunque di ottenere dello spazio per avere questi ripiani a sinistra e a destra del mobile, più uno spazio molto comodo per oggetti più piccoli come le spezie da cucina. La cappa è incassata completamente nel mobile e quindi noi, nel momento in cui la dobbiamo adoperare, basta tirare avanti il vetro, accenderla e la cappa è pronta all'uso. Un altro pensile da 60 cm che offre un'enorme capacità di stivaggio, perché al contrario delle altre cucine, noi con Le Kitchen già di serie, senza nessun esborso economico ulteriore, ti corrediamo la cucina con due ripiani interni anziché uno soltanto. Questo significa un 33% di spazio in più. Visto che siamo qui, ti faccio vedere com'è perfettamente integrata l'illuminazione sotto pensile nelle nostre cucine Le Kitchen. Non sono quelle luci posticce che poi si scollano e se ne cadono. Questo è un canale LED completamente fresato sul fondo del mobile, senza cavi alla vista, tutto un lavoro perfettamente pulito. Questo invece è il sistema Linero Mosaic, che è un listello in alluminio con tutti questi accessori che lo possono andare a corredare. Gli accessori sono facilmente asportabili, anche per un discorso della pulizia. Qui abbiamo il portamestoli, abbiamo il portarotoli con dispenser, tutto per rendere la vita in cucina più comoda e più facile. Completiamo la parte che riguarda questa speciale cucina con la zona colonne, che oltre ad assolvere la funzione di contenere tre elettrodomestici fondamentali, come in questo caso il forno multifunzione elettrico, il microonde incassato e il frigorifero, ha anche un'ampia capacità di contenere, perché abbiamo due cassettoni inferiore a estrazione totale. Ti ricordo che i nostri cassetti hanno una portata di 80 kg cada uno, cosa che non trovi assolutamente nelle altre cucine. Considera che le migliori cucine arrivano fino a 35 kg di portata. Ti faccio capire così che stiamo parlando di un prodotto estremamente robusto, con standard superiori a quelli che sono le medie del settore. Il cassettone si può togliere con estrema facilità e si può rimettere senza bisogno di attrezzi. Anche la parte superiore è contenitiva. E terminiamo il tour di questa cucina con il frigorifero incassato. Ma non finisce qui, perché voglio approfittarne per farti vedere come nelle nostre cucine sia possibile integrare la zona living con le stesse finiture, con gli stessi materiali
e con la stessa precisione del dettaglio delle cucine e le kitchen, andando a completare l'offerta della zona giorno con pareti attrezzate, madie, vetrine, tutto quello che, anzi addirittura anche dei mobili bar, tutto quello che serve per andare a completare la tua zona giorno, magari open space. In questo caso la parete attrezzata si sviluppa su una lunghezza di 3,04 m con una parte dotata di queste belle vetrine a inserto, quindi non hai una vetrina intera ma soltanto degli inserti in vetro trasparente per porre l'attenzione su quelli che sono i tuoi oggetti che vuoi mostrare. In effetti, aprendo l'anta con questo sistema push pull, abbiamo una zona che è alla vista ma tutta un'altra zona che invece non lo è, quindi qua puoi tenere magari la roba che vuoi che non si veda e porre l'accento soltanto su una determinata zona. La capacità contenitiva di questo mobile è assolutamente di tutto rispetto, anche questo illuminato internamente. Ti faccio vedere anche come funzionano le nostre luci, perché non sono dei semplici LED, sono tutti quanti dimmerabili grazie a questo sensore touch. Semplicemente toccando il sensore posso tenere la luce al massimo, medio oppure al minimo per ridurre drasticamente i consumi. Ma non solo, perché posso andare, tenendo premuto il touch, a regolare la temperatura del colore, da luce fredda fino a luce calda, in modo da abbinarli perfettamente all'illuminazione ambientale. Anche questi elementi sono contenitivi, tutti con apertura push-pull. Il fatto che io metto le mani su questo laccato lucido non deve spaventarti, perché, contrariamente a quanto si pensa, questo laccato lucido è estremamente facile da tenere pulito. Basta passare, infatti, un panno in microfibra senza utilizzare prodotti per ripristinare subito la pulizia in maniera assolutamente facile e senza complicazioni. Bello anche il richiamo del rovere senza tasso, posizionato come boiserie sulla schiena della parete attrezzata, un richiamo non troppo velato alle finiture della cucina. Una peculiarità delle nostre cucine è che ognuna di esse ha un codice numerico, una carta d'identità che trovi in questa etichetta arancione, importantissima perché ci permette di risalire alla data di produzione, al lotto di produzione, a quando questa cucina è stata prodotta per te, così un indomani avessimo bisogno di integrare, di avere assistenza oppure di avere semplicemente un ricambio per essa, possiamo andare a risalire senza nessun problema a quando è stata fatta, chi l'ha fatta e con quali materiali. In questo modo tutti i completamenti saranno fattibili senza nessun problema. Se ancora non l'hai fatto, ti invito a cliccare qui sotto per scoprire tutti i collegamenti alle nostre pagine web, alle pagine social, per saperne di più sulla nostra azienda e sulle cucine e le kitchen, e per scaricare magari tutti i materiali gratuiti che ti abbiamo messo a disposizione. Questo video si conclude qui, un saluto da Domenico, ci vediamo alla prossima, ciao!